Allora, che cosa è successo? È successo che la scorsa settimana, a seguito di un'indagine giudiziaria che prosegue secondo gli organi di stampa, dal mese di aprile, vengono arrestati due personaggi, due imprenditori romani che si occupano di imprenditoria pubblica, quindi di appalti pubblici. E questa notizia viene data molto risalto sugli organi nazionali, in quanto era il primo appalto riferibile al Giubileo di Roma Capitale. Questi due imprenditori vengono arrestati, vengono fermati, vengono portati ai domiciliari e viene costruito dal PM un impianto accusatorio abbastanza grande che un po' prevede la flagranza del reato, in quanto sono stati presi proprio nel momento in cui c'era la dazione di denaro, quindi c'era la prova provata che questa corruzione a carico di un funzionario dello Stato c'è stata, in quanto sono anche stati trovati 2.000 euro e vengono esplicitati nell'articolo anche il formato e il taglio dei soldi che vengono dati come mazzetta. Questi due imprenditori vengono portati in carcere e io ricevo un messaggio, seguendo anche la vicenda romana per il ruolo che ricopre Roma metropolitana, un messaggio in cui mi viene consigliato di approfondire questa vicenda. Vado a cercare le due società coinvolte in questo appalto di Roma Capitale e chiediamo insieme a Mirko, a commercialisti di nostra fiducia, di fare una visura camerale sui codici fiscali dei signori Alessio Ferrari e Martella Luigi. Dalle visure camerali, immediatamente fatte, date dai collaboratori che si sono gentilmente prestati gratuitamente a questa consulenza, esce fuori che i due imprenditori fanno anche parte di società che hanno finanziato in maniera anche molto corposa, perché parliamo del 70%, parliamo di 25.600 euro, il sindaco Spalletta durante l'ultima competizione elettorale. Due persone coinvolti in corruzione di un pubblico ufficiale della pubblica amministrazione che hanno dato 2.000 euro come cauzione corruttiva a un pubblico ufficiale della pubblica amministrazione romana, hanno dato 25.600 euro al sindaco di Frascati. Quindi sono due persone che sono abituate a dare, questa è la mia valutazione politica, due persone che sono abituate a dare che ricevono. Allora io mi chiedo, che cosa volevano ricevere dal sindaco Spalletta in cambio di 25.600 euro? Ci può dire il sindaco Spalletta, come ci ha detto in occasione della precedente interrogazione riguardo le altre due società, la Tre Fontane e Rosa Maior, coinvolte in Mafia Capitale, che aveva conosciuto questi imprenditori durante una conferenza in piazza a Frascati e che erano rimasti affascinati dal suo programma elettorale? Dice, ma è possibile, visto che gira una foto su Facebook del signor Claudio Spalletta insieme all'imprenditore arrestato, che, come dicono, sia uno studio commerciale di Frascati a curare gli interessi di questi imprenditori e delle società a loro collegate? Cioè, può corrispondere al vero che sia uno studio di Frascati che ha curato, come dice il PM incaricato di questa vicenda, la costruzione di società in scatole cinesi con la creazione di soci occulte atte a creare turbativa d'asta e a truffare la pubblica amministrazione? Perché questo che dice il PM, che sono state costruite da due imprenditori società con soci occulti organizzati in scatole cinesi con il chiaro obiettivo di turbare le aste pubbliche di assegnazione dei finanziamenti per il Giubileo e di truffare di conseguenza la pubblica amministrazione. Perché il PD romano ha chiesto con così tanta forza le dimissioni di Marino a Roma per una cena da 200 euro e qui invece parliamo di attività, almeno da quello che dicono i giornali e da quello che dice il PM, qui parliamo di attività criminali costruite dal 2010, perché le aziende di cui parliamo sono state costituite nel 97, nel 2009, nel 2003, nel 2003, nel 2004, nel 2007, nel 2010 e nel 2011, quelle esistenti, e quelle altre tutte in liquidazione.